Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del mercoledì dedicata alle aperture. Aprirò un ciclo di 4-5 puntate dedicate all'attacco Trompolsky. Cos'è l'attacco Trompolsky? Allora, Trompolsky era un giocatore brasiliano dei primi del Novecento. Non è diventato un super giocatore, non è diventato campione del mondo, ma è stato un grande maestro, ricercatore di aperture e di varianti. Ha avuto un'idea sull'apertura 1 di 4 contro le difese indiane. Trompolsky, al posto di affiancare i due pedoni al centro, decide di andare direttamente a molestare il cavallo con vescovo G5. Qual è lo scopo di questa apertura? Lo scopo di questa apertura è quello di possibilmente cambiare il vescovo delle case scure per il cavallo, guastando la struttura pedonale del nero. È una concessione che in tempi moderni si tende a non fare, perché la coppia dei vescovi, insomma, è considerata un punto fondamentale nella strategia dei giocatori moderni. Quindi la Trompolsky è usata, sì, qualche volta, soprattutto nelle partite rapide blitz, anche dai top GM, però non è nel repertorio delle partite classiche, diciamo. Però è un'idea interessante per uscire un po' dalle linee battute. Come potete vedere, il nero ha diverse risposte. Cavallo E4, che va ad attaccare subito il vescovo, approfittando del fatto che non c'è un'inchiodatura sulla donna. E6, con lo scopo di sì, creare un'inchiodatura sulla donna, ma in caso di cattura del cavallo, di non farsi doppiare i pedoni sulla diretta. Poi D5, che è uno sviluppo normale, va a bloccare il centro e permette il cambio del cavallo. Questa mossa la gioca chi vuole prendersi la coppia dei vescovi pur avendo una leggera debolezza strutturale dei pedoni. Poi abbiamo C5 che va subito a molestare il pedone in D4. È una variante già un pochino più complessa. Questa prima puntata tratterò cavallo E4. Cavallo E4 mette subito un punto interrogativo su questo vescovo. Molti ripiegano su vescovo F4 per tenere la coppia di vescovi e rientrare in una specie di London System. Però, chi gioca al Trompolsky deve entrare nello spirito dell'apertura. Quindi inutile stare a fare la Trompolsky per poi aver paura di cedere la coppia di vescovi, ok? Quindi, almeno per quello che mi riguarda, io le mosse vescovo F4 e vescovo H4 le escluderei, mentre prenderei in considerazione la variante Raptor. Ok, la variante Raptor, giocata spesso dal ma grande maestro inglese Hodgson, ha un'idea. In cambio della coppia dei vescovi, in caso di cattura, il bianco tiene l'apertura della colonna H per fare pressione e in un futuro, dopo
dopo aver fatto E3 e vescovo D3, andare a minare il punto H7, cercando un po' di, come dire, far venire un po' di timore ad arroccare corto al nero, ok? La cattura immediata è quella che fanno spesso i giocatori amatori, però è una variante favorevole al bianco, leggermente favorevole al bianco. L'attacco Tromposky non pretende di avere un vantaggio in apertura, infatti il gioco è sempre pari, però ha un piano ben preciso, uno sviluppo armonico, e si corrono pochi rischi. Ora qui le varianti principali possono essere C5, mossa aggressiva in stile Benoni, Gambetto Banco, insomma. D5 per andare a stoppare il pedone centrale e liberare il vescovo delle case chiare, oppure H6. In questo caso dovete per forza ritirare il vescovo in F4. Ora, vediamo cosa succede dopo la cattura. Dopo la cattura abbiamo questo pedone che sembra un pochino debole. E molti giocatori possono giocare ad esempio E6 e attaccare il pedone. Molti preferiscono invece giocare G6 per sviluppare il vescovo in fianchetto. D5 è sempre un'ottima opzione. Vediamo E6 che attacca subito il pedone. In questo caso cavallo F3, mossa di sviluppo, difende il pedone. Colonna H aperta. Non corre rischi. Se il nero continua con lo sviluppo classico da gambetto di donna, tipo D5, in questo caso il motore propone l'immediata C4, però è anche possibile giocare E3. E3 è più tranquilla, però ha l'idea di giocare il vescovo in D3, questo cavallo andrà in D2 e poi si spinge C4. Questo è un piano. Subito C4, dando il pedone, ad esempio cattura. Qui il bianco lascia perdere, non cerca di recuperare subito il pedone. Può giocare cavallo C3, conquistando il centro, può giocare E3 e, come nel gambetto di donna accettato, far pressione sul pedone C4, può giocare donna C2, se volete subito ricatturare il pedone c'è donna A4 scacco e la ricattura. Anche donna A4, ok, può essere giocata tranquillamente. Qui separano lo scacco di vescovo, recuperate il pedone. Il bianco ha già un bello sviluppo. La donna in una casa dove non può essere attaccata da nessun pezzo. Un cavallo sviluppato, un pedone d'avamposto avanzato, una colonna H aperta. Il nero sì, ha la coppia di vescovi, però questo è a casa, il cavallo a casa, il re ancora al centro. Se il nero giocasse passivo, una mossa come ad esempio cavallo C6, cavallo C3, mossa di sviluppo, vescovo, mettiamo in E7 per attaccare il pedone. A questo punto si entra un po' in complicazioni, perché si può lasciar perdere questo pedone, giocare E4.
Che succede se catturano? Se catturano, cioè, D5. Posizione del nero comincia a scricchiolare. In caso di cattura, si ricattura, il cavallo deve spostarsi, attaccare la donna, scacco. E qui parare di vescovo. Perché se si para di donna, dopo il cambio cade a... succede? Spara di donna, c'è direttamente cavallo G5. Perché non... la donna è inchiodata. E se ricattura la donna, ricatturata è la donna, perde un pezzo. Quindi tornare indietro per forza di vescovo. E a questo punto il bianco ha un fortissimo attacco. Catturare subito questo pedone potrebbe essere anche interessante. Arrocco corto. Torre H1 e si minaccia matto in 1. Deve fare o F5 o G6. In caso di G6, arrocco lungo sembra buona e qui attacca solo il bianco praticamente. Io consiglio sempre una variante più tranquilla con E3. Non pretende molto, però non corre tanti rischi. Tu vescovo E7. G6 immediato. Non può prendere col pedone H, deve prendere con il pedone G. Cavallo E5. Trappoletta. Ora si minaccia la cattura del pedone, che non si può riprendere, perché c'è il torrone Pernigotti. Quindi l'idea dell'attacco Raptor con H4 è quello di avere la H aperta, quindi questo torrone Pernigotti che può subito dare dei problemi. Arrocco corto, donna G4, donna G4 ripropone la minaccia cavallo per G6, pedone per G6, donna per G6 con attacco molto pericoloso. Ad esempio, una mossa di sviluppo per scacciare il cavallo. Cavallo C6. Vescovo D3. Adesso anche il vescovo punta su il punto G6. Un attacco fastidioso. Bisogna eliminare un pezzo da attacco. F5 per attaccare il pedone, F4 che è questa struttura Stonewall. Se vescovo D7, che è una mossa di sviluppo tranquilla, cavallo G3. Qui si arrocca lungo e poi si cerca di attaccare sull'ala di re. Idea anche un donna F3 per fare G4 dopo aver arroccato lungo, ovviamente. Ok, questo qui può essere un piano. Se invece il nero decide di giocare un C5, ad esempio, qui si può ricatturare il pedone o giocare una struttura di tipo sistema colle. Ok, il problema è che se il nero gioca C4, il vescovo delle case chiare non può più andare in D3. C4 subito sembra aggressivo, scambiano al centro, si ricambia, si ricatturano.
bianco ricattura col vescovo, il bianco ha il pedone isolato. Obiettivamente la struttura dei pedoni del bianco non è bellissima, però un bello sviluppo bianco. Ora, su una mossa come cavallo C6, si sviluppa cavallo C3, vescovo E7, donna D2, adesso il pedone lo si difende, si arrocca lungo. Adesso il nero, se arroccasse corto, subisce un attacco devastante. Deve stare un po' al centro. Vescovo D7. A3 è una mossa intermedia, che spesso serve sia per evitare l'inchiodatura del cavallo con vescovo B4, sia l'entrata del cavallo, sia il giochetto cavallo A5, ad esempio cavallo A5 per minacciare questo vescovo. In caso di cavallo A5 il vescovo va in A2 o anche in D3. Quindi A3 è una mossa che ci può stare. L'arrocco lungo immediato è buono. L'unico problema che dovete stare attenti è che il re sta sulla colonna aperta, tipo un toro C8. Togliete subito il re B1. Qui il bianco sta sempre un po' meglio, ha un bel gioco attivo. Ad esempio un A6. Qui arriva G6. Non può mai prendere con A. Donna E3. Punto debole. Questo pedone in E6 non può più difenderlo. Arroccare viene complesso. Tipo, arrocco corto adesso è un macello, perché scacco. Ricattura, qui addirittura sì, c'è il sacrificio di Thor, anche se donna per G6 potrebbe essere buona, che mi è venuto in mente subito, sì, è forte lo stesso, però anche il sacrificio di Thor è più spettacolare. Scacco con l'altra zona, e qui deve dare del materiale per non prendere male. Cavallo per. Può anche forzare la cattura della donna per due pezzi. Se perdete di torre con scacco deve dare la donna. Ok. Partita ampiamente chiusa. Due torri per la donna, ma un pezzo netto in più. È un pedone in più. Posto che è molto pericoloso. Vediamo un'altra linea. Sempre sulla cattura, sempre sulla cattura del vescovo, ricattura. C5. Quando fanno C5 avete la doppia opzione, o spingere in D o catturare. Cos'è meglio? D5 io la preferisco, anche se catturare dopo questo pedone comunque poi cadrà. D5 dà un gioco pari, G6 E4, avete il centro. Dovete solo stare attenti a questa diagonale, al pedone B7, C3, per togliere tutti i problemi. Cavallo F3. Volevo vedere se F4 era possibile. F4 anche okay, una mossa brillante. Il cavallo ce lo mettete tu. In caso di arrocco corto. Cavallo F3.
Il nero deve per forza reagire con E6. Ora mettere il cavallo in D2, cattura, cattura, apre la colonna sul re. Sviluppare il vescovo C4. Arriva a B5, viene un po' complesso. Cavallo A3 è una bella idea, perché quando spingete il pedone in C3, cavallo A3, cavallo C2, cavallo E3, è un'ottima manovra di cavallo. Cavallo A3. Qui vedete che il nero è un po' in difficoltà nello sviluppare i pezzi. Dopo un cambio, qui si prende di donna per impedire poi lo scacco di torre. Vescovo E6, attacca la donna, donna D2, va a controllare il pedone F4, poi arroccare lungo volendo, ma non è obbligatorio. Cavallo C6, si consiglia arrocco lungo, si può anche arroccare corto, cercando di non correre troppi rischi, però è nello spirito della Tromposchi, l'arrocco lungo. Perché altre manovre del tipo vescovo D3 sembra un po' passiva, chiude la colonna. Provare a cambiare i due vescovi. Sì, ci sta, perché in caso di cattura, di cavallo, e adesso il pedone di 6 è condannato a morte, potete vedere il nero non ha case, queste case qua, tutte le case scure sono del bianco. Guardate con quanti pezzi i pedoni controllano le case scure. E non c'è più il vescovo delle case scure, perché lo abbiamo dato. Quindi il Tromposchi è ancora un'arma molto molto pericolosa. Torniamo indietro. Altra linea, quella più tranquilla, quella con D5. Qui si continua lo sviluppo tranquillamente. Donna di 3 è interessante perché se giocate lampo, cosa che non vi consiglio mai di fare, ma se vi capita, giocate donna di 3, l'avversario si dimentica del pedone in H7 e glielo mangiate. Ok, questa è una mossa che si può giocare anche E3, però donna di 3 immediata, se ci casca ci casca, se non ci casca gioca G6. Ok, non c'è nessun problema. Cavallo di 2 a me piace molto, perché l'idea è quella poi prima o poi di arrivare a fare E4 o C4. Vescovo G7, sviluppo un altro cavallo. Se il nero arrocca, adesso E4, si apre il centro. Caso di cattura, cattura di donna, vescovo F5, donna H4. Perché adesso qui c'è il problema del matto, che ho forzata H5, si prende in passante e qui non può neanche prendere col vescovo, attacca la donna. Donna F4. Chiaramente questo pedone adesso diventa un blocco per il bianco. Chiaramente un po' il nero lo usa da scudo. Però abbiamo un materiale. Cattura il pedone, torre C1. Se ritoglie il vescovo cade il pedone C7.
questo giocano prima g5 per allontanare la donna da questa diagonale. Nel caso la donna rimanesse su questa diagonale, la presa di cavallo è così sbagliata. Torno indietro col vescovo. Ora la donna non può catturare pedone g7 perché cadrebbe il cavallo, quindi il cavallo viene difeso dall'altro cavallo, cavallo c6, non si può più riprendere qui, però insomma, una posizione un po' contorta questa. Pedone di 4 è fragile, torre di 1, donna di 5, vescovo di 3, torre a di 8, catturiamo il vescovo, si cattura e qua si può forzare il cambio delle donne, si minaccia. Donna per g6, chiaramente col cambio delle donne si riprende di cavallo. Composizione pedone in più, si può andare in finale molto vantaggioso. Andiamo a vedere una partita sulla variante Raptor. Con la ricattura. A vedere Miladinovic, che è un giocatore molto molto aggressivo, che gioca spesso in Italia. Okay. Il nero qui opta per il fianchetto. C3. C3, Miladinovic sceglie una versione più solida perché ha visto che il nero vuole mettere il vescovo in fianchetto, quindi vuole solidificare questa struttura pedonale. Qui da mossa dubbia il motore. Io preferisco sempre E3. E poi C4, cavallo C3. C3 l'ho giocato una volta perché ho visto che il nero aveva già sviluppato il vescovo in F5, quindi donna B3 per attaccare il pedone B7. Ok, vescovo, fianchetto, cavallo F3. Il motore consiglia F4, entrando in una struttura Stonewall senza più il problema del vescovo delle case scure, che nello Stonewall col nero ha il problema del vescovo delle case chiare, cattivo. Con il bianco il problema è ce l'ha il vescovo delle case scure. Diciamo che è uno Stonewall migliorato, niente di trascendentale, però è una possibilità. Cavallo F3, scelta Miladinovic, D5, cavallo BD2, arrocco corto. Questa può essere una linea. Però l'avversario di Miladinovic apre un altro fianchetto. Questo
fa capire che il nero non si trova a suo agio contro questo impianto, e allora decide di giocare una difesa ipermoderna con i due fianchetti per non dare punti di riferimento in attacco al bianco. Nalino dice: continua a sviluppare, vescovo in fianchetto, classica struttura triangolo, ricorda molto il sistema Colle, okay? Anche il London System, solo che non c'è più il problema del vescovo cattivo, quindi un sistema Colle migliorato. D6. Sembra quasi che voglia fare una specie di difesa ippopotamo. Scacco. C6. Vescovo di 3. Cavallo di 7. Donna E2. Ora Milaninovic si appresta, secondo me, ad arroccare lungo per poi attaccare o al centro o sull'ala di re. Il re ha sempre paura di arroccare corto perché c'è proprio questa colonna H aperta. Però arrocca lo stesso, non ha paura. Arrocco lungo. Questa comincia a diventare già una posizione solida ma tagliente, a doppio taglio, con arrocchi eterogenei. E5, ambiziosa, ma forse esagerata. Cattura di cavallo. Cattura di cavallo, cattura di vescovo, F4. Le case scure sono tutte del bianco nel Tromposki, ok? Anche se non c'è più il vescovo delle case scure. Paradossale, l'avversario ha il vescovo delle case scure, il bianco non ce l'ha, però è il bianco che controlla le case scure. Paradosso degli scacchi. Qui, al posto di metterlo in fianchetto, decide di infilarselo in H8. G4, inizia la tempesta pedonale. Chiaramente questo mini triangolo dell'arrocco in qualche modo va distrutto con una rottura. F5 è l'unica rottura che si può avere. Oppure raddoppiare sulla H. I due torni pernigotti. Donna E7, qui. Il bianco ha già vinto. Si permette anche il lusso di sacrificare il torrone. Non lo prende, ovviamente. Donna K2. Adesso triplicherà addirittura la colonna per dare matto. F5. Per dare la casa F7 al re, per scappare. Cattura, cattura. Ecco qua. Il cannone di Aliekhin sull'H. Qui veramente, insomma, c'è da mettersi le mani nei capelli. C5. Scacco di vescovo. Copre. G6. Perché G6? Che toglie la via di fuga, sacrifica il vescovo, gliene frega niente, c'è il matto passato, si abbandona. Caso di cattura. Una partita molto veloce. Andiamo a vederne un'altra con un altro ordine di mosse. Vedere un'altra dove non prendono il vescovo e giocano la variante moderna. C5 senza cambiare il vescovo. Prima l'abbiamo vista col vescovo cambiato e io consigliavo D5 ed è anche la prima scelta del motore. Andiamo a vederci una partita su questa linea. Mediaro, Report gioca l'attacco Tromposki perché lui è un giocatore brillante d'attacco.
Poi ci sarebbe questa presa di Mamedyarov che è finita pasta, però un report è spettacolare come giocatore. Andiamo a vedere questa con Damjanovic. Qui Damiano, report, cattura il pedone, posso giocare D5. Non so se farvi vedere la variante principale con D5 o sta roba qua. Ma guardiamo questa partita. Col cambio, scacco, il nero recupera subito il pedone. Cavallo di 2, copre lo scacco. Ora prende il vescovo, cattura. G6, non ha fretta il nero di catturare questo pedone perché tanto rimane lì, non si può difendere. Prepara il fianchetto, C3, adesso lo deve catturare perché sennò arriva B4. Cattura, cavallo E4, attacca la donna. Donna E5, una casa un po' infelice. È vero che attacca quel cavallo. Però qui addirittura si può forzare col cambio delle donne a giocare torre H4. Vediamo cosa fa il report. Report non vuole cambiare donne perché lui è un giocatore d'attacco, un giocatore spettacolare. Gioca torre H4. Difende il cavallo. E adesso minaccia il cavallo F3. Attaccando la donna. E come potete vedere lo sviluppo del nero è ridicolo. Vescovo in fianchetto. Cavallo F3 è arrivato, donna C7, il nero ha la coppia di vescovi, ma il gioco rimane sempre abbastanza chiuso. Fa fatica il bianco a usarla questa coppia di vescovi. E3 per sviluppare il vescovo delle case chiare, D6 per aprire il vescovo delle case chiare, vescovo C4. Attenzione! Uno potrebbe dirmi, il vescovo in presa dalla donna? No, perché c'è la scoperta. Se donna per vescovo, cavallo F6 o cavallo per D6, uguale, e cade la donna. Trappolona. Ok? Vescovo C4, cavallo C6. Guardate. Forte batteria. Dal punto di vista posizionale, i pezzi del bianco sono molto attivi, vescovo fortissimo, donna attiva, cavalli centralizzati, colonna H aperta, torrone di traversino molto forte. Una volta che il bianco arrocca lungo, il nero a poca roba, per carità, giocabile, ma si gioca meglio con il bianco. Qui è una ritirata di cavallo particolare per difendere F7. Report porta avanti un cavallo, minaccia cavallo B5, attacca questa donna, vedete, continua a ballare sulla scacchiera. A6 per impedire cavallo B5, arrocco lungo, e qua decide di dare l'unico pezzo attivo che aveva il nero, lo dà su un forte cavallo, però obiettivamente è una mossa disastrosa questa, perché adesso anche la colonna è aperta, quindi quasi obbligato ad arroccare corto, tra un po' il nero. Vescovo F4, ok. Il nero vuole provare a cambiare dei pezzi per andare in un finale dove ha qualche possibilità. Chiaramente non dovete lasciarvi cambiare troppi pezzi, nell'attacco Trompolsky. A meno che non avete già un finale molto molto favorevole, o con un pedone in più. Si attacca al vescovo, qui raddoppia la colonna per
per minacciare il vescovo in c4. Re porta gioca d5, guardate questo torrone Pernigotti che lavoro fa, prima ha difeso questo cavallo, poi adesso va a difendere il vescovo, è sempre minaccioso su h7, dal secondo torrone può andare sulla colonna h. Chiaramente toglie il vescovo perché poteva seguire cavallo per vescovo, pedone per e così, anche la struttura pedonale andava a farsi benedire. Qui è tecnicamente vinta per il bianco. Raddoppia. B5. Però qui entra l'acqua da tutte le parti. Guardate, guardate come il nero si sta accartando su se stesso. Pazzesco. Beh, salva il vescovo. Adesso qui ci sono dei temi abbastanza interessanti, no? Tipo un sacrificio di vescovo dopo aver giocato donna c2. Si minaccia matto, chiaramente. Quindi tentativo. Non so cosa cercasse il nero. Qua. Donna c2 non è possibile adesso. Perché il nero cattura 2 e può minacciare qualche perplico. Allora, prima ha giocato il re in b1, re. Così difende questo pedone e con comodo giocherà donna c2. Il cavallo vuole andare in c5. Secondo me non fa in tempo, assolutamente. Donna b4, cambia le donne. Donna c2 era sbagliata. Obbliga il re ad andare in d8 per non prendersi in faccia il sacrificio. Io l'avrei giocato al volo. Comunque, report a 2007 e spingi. Quindi non è che posso dargli dei consigli. Ha giocato per il cambio delle donne. Pensava di avere una posizione talmente favorevole. E poi pietrifica il cavallo, eh. Cioè dopo donna per donna, pedone per il cavallo, è più cattivo di un gorgonzola andato a mare, cioè è una cosa pazzesca. Cambio, cambio, adesso questo cavallo qua non gioca più. Pezzi in meno, chiaramente. Nero può fare qualcosa. Cerca di divincolarsi, ma qui F4, ok. Ma anche torre H8 è molto forte perché non può prendere, se no prende F4, diretto. Vuole proprio aprire la scatola. Vedete che manovra, cioè. Il nero sta parcheggiando le macchine in un contesto tipo, non lo so, all'uscita dello stadio, devo parcheggiare la macchina quando c'è il pienone. Allora, cerca un po' di trovare un pertugio. Ma qui il report sta perdendo un po' di tempo, okay? Sta aggiustando un po' i pedoni. Adesso ho fatto la raccolta. Il cavallo, vedete, non sa dove andare. Arriva F5. Cattura. Cattura di cavallo. Cambio, cambio. Bianco ha un pedone in più, ma due sono doppiati. Però la differenza tra pedone
questo cavallo e questo vescovo, tutto detto. E qui addirittura ha abbandonato il suo avversario. Perché ha abbandonato? Ad esempio, che mossa può fare? È in Zuzland. Poi non ha mosse. Non ha mosse! Forse a 5. Ma qui arriva anche G6. Se cattura, prende con scacco, cade la torre. Se non cattura, spinge e va a donna. N'è per tutti i gusti. Torniamo indietro. Proviamo la variante ancora con D5. Sono sempre partite di report. Oxon, ecco, questa qui la voglio andare a vedere, perché dovete sapere che Oxon è stato il massimo esperto di tutti i tempi dell'attacco Tromposchi. Giocava praticamente solo questo. Lui al mattino, quando faceva il bed and breakfast, lì faceva il breakfast, faceva colazione inglese con la pancetta, lui metteva pancetta e Tromposchi. Boh, giocava solo quello. Andiamo a vedere. Contro Michael Adams, derby inglese. E gli inglesi se la sono presa nello stoppino agli europei. Ah. Ok. D5, variante principale. Cattura, cattura. Sempre sto piano con il fianchetto. Cavallo C3. Oxon era un giocatore veramente bizzarro, riusciva a sviluppare i pezzi in maniera veramente paradossale. Nero ha uno sviluppo abbastanza tipo dragone da siciliano. A4. Guardate i pedoni di Oxon, come li gioca? No, sembrano delle monetine lanciate così per la strada, giocare test, dei dadi, no? Prendi i pedoni e gioca come dei dadi a Las Vegas. Con il fianchetto, donna di 2, perché se il vescovo catturasse il cavallo, donna per. Va a minacciare il turno per negozi all'angolo, obbligando quasi ad arroccare o a perdere il pedone a K7. Il motore dice un meno 0,4, però sono molto complesse per gli umani per giocare su questo tipo di posizioni, soprattutto se non le conoscete. Donna B6, pressione. Oxon, naturalmente, poteva giocare una mossa, non lo so, tipo giocarla in B1, no? Giocare in A2, mette un torrone di traversino all'angolo, un torrone di fianchetto, quindi riusciva a posizionare i pezzi in maniera veramente assurda. Tanto il pedone andava difeso, però ci diamo un tocco di classe. Cavallo A6, chiaramente, dopo aver visto quella che sembrava una porcata di Oxon della torre in A2, si va col cavallo in B4 attaccandolo. E4. Non se ne frega di cavallo. Anche perché se il cavallo va in B4 non c'è più la minaccia sul pedone. Infatti Adams continua. Piano arrocca corto. E vai! Oxon proprio se ne frega anche dalla coppia dei vescovi. Non solo nel Trompolsky lui concede la coppia dei vescovi, qui addirittura dà
tutti e due i vescovi per arrestare due cavalli contro due vescovi. Incredibile. Michael Adams era più forte di Orson. Quindi, cattura, cavallo e due. Il nero cerca una pressione sulla colonna B. Donna F4. Mossa aggressiva. Comunque non riesco ancora a trovare il bandolo della matassa, perché poi insomma, il bianco deve riuscire a trovare delle case buone. Donna A5 inchioda un cavallo. Ah, ecco perché. Nel Tromposchi H7, sempre schifoso, è un pedone marcio. Quindi dovete approfittarlo. H5 forzata, prende un passante e attacca la donna. Vedete? Come la fatto di prima. Donna G3. Il nero si fa minaccioso. Bello questo torno di traversino. Arrocco corto. Oxon ovviamente non sa più arroccare lungo, perché insomma ha messo la torre in azzurro. Arrocca corto, vuole magari fare F4, F5. Mossa furba di Adams, si mette dietro al pedone del bianco. Questo pedone non lo mangerà mai, lo terrà lì, a fare da scudo. Potete colorarlo anche di nero, questo pedone, e che è la stessa cosa. Manovrina di Oxon per andare in D3. Il torrone per gli orti, e ce la facciamo, e comunque tenere anche un occhio sulla casa F4. C4 per non far andare il cavallo in D3. Donna E3. Uno potrebbe pensare che Oxon voglia prendere questo pedone. Non credo. Non credo che tolga la donna dalle operazioni sulla D3. Credo di più a F4. Prima di fare F4 posso anche fare Re H1. No? Il nero potrebbe anche decidere di cambiare le donne. Donna B6. Propone il cambio delle donne. Oxon cambia le donne. Pazzesco. Cioè, prima cambiato il vescovo sul cavallo, ha dato tutti e due i vescovi per doppiare un pedone sulla di donna, e adesso cosa fa? Cambia le donne per risdoppiare i pedoni. Ma prende di torre qua, prende di torre Adams, perché non ha preso di pedone? Boh, misteri della fede. Torre per. È uguale, però io me li sarei sdoppiati. Forse aveva paura che quella torre da lì non si muoveva più, non poteva più tornare indietro se prendeva quel pedone. Forse aveva anche quella paura. E qui Oxon fa una mossa alla Wolf Anderson, tira indietro i pezzi, ok? Li tira indietro per riposizionarli. Adesso vuole andare in E3. E3 attaccare C4. Come potete notare, questo vescovo non sta facendo niente. Non può, anche se venisse in G4, fai F3, al massimo se lo metti in H5. No, no, in H5 lo perdo, c'è G4, deve tornare indietro. Lo piazza dove può. Qui mi aspetto a 5. Invece no, gioco a C3. C3. Sì, C3 serve perché c'è il
problema che se toglie il cavallo cade B2. In più stoppa il pedone, perché il nero poteva anche minacciare di spingere questo pedone. L'idea poteva essere che se il nero lo spinge, dà un pedone, apparentemente, cavallo per, vescovo per, pedone per, arriva l'altro torrone per Nigotti, e o il pedone B o il pedone C cadono. Quindi C3 è molto forte. Raddoppia i torroni per Nigotti, quel cavallo non può ancora andare via. F4 è arrivata. Oxon tra un po' vuole aprire la posizione contro la coppia di vescovi del nero. Il nero decide di catturare questo pedone perché non vede pericoli. Io non l'avrei fatta comunque. Ecco, torre F2. Torre F3 mi sembrava promettente, il problema è che non può mai andare in H3. Almeno questo vescovo serve a qualcosa. Adesso questi due torroni per Nigotti tengono d'occhio il pedone B2, il cavallo può andare in E3. Alla lunga ce la farà. Adams cerca ancora di dare fastidio. Sposta il torrone. Rimette il vescovo. E adesso il cavallo finalmente può andare in E3. Difende il pedone. Arriva anche l'altro cavallo. Guardate che Oxon dava l'impressione con le spinte di pedoni. Allora, tutti i pedoni molto avanzati, ma poi li ha bloccati tutti. Ha creato una sorta di barriera centrale e non spinge ulteriormente per aprire le linee, ma ci fa giocare i cavalli dentro. Ottima strategia. A5. Stoppa la ritorna. Cavallo in D4. Qui Adams non ci sta capendo più niente, sposta il re in H7. Centralizza il re, Oxon. Qui stanno perdendo dei tempi, forse vogliono capire bene cosa fare. Però vedete che il bianco ha i piani. Questi due cavalli quante volte li ha mossi? Perché i cavalli possono cambiare caselle, controllano sia le case chiare che le case scure. I vescovi, è vero che ha ancora la coppia, però non hanno questa mobilità che hanno i cavalli. Adesso a gioco chiuso. Cavalli girano, girano, girano finché non danno un doppio. Toglie il vescovo, anche G4, avanti con tutti i badilanti. Infila un torrone per Nigotti lì dentro, francamente, imbottigliato. G5. Qui non sa cosa fare. Guardate Oxon, invece, vuole piazzare un altro torrone per Nigotti, magari. Questa casa, prima o poi F5 la farà. Vediamo, molto curioso. F6 perché nero vuole cercare di rompere un po' la catena dei pedoni e aprire un po' i suoi vescovi. Cattura, cattura. Cavallo H4 attacca G6. Qui Adams vuole barattare il pedone G6 col pedone E4. Oxon lo ripara. Re F7 sembra una mossa difensiva, però qui si apre un po' il guscio. F5. In caso di G5 arriva cavallo G6 e poi arriva anche cavallo G4 e poi arriva anche torre H2. Il nero è paralizzato.
torna indietro col torrone per Ligotti. Che manovra! Che manovra! Adesso torna sull'H. È arrivato il cavallo in G4. Nero crede di potersi difendere con la coppia di vescovi sull'arrocco, ma qui arriva di tutto. Raddoppia il torrone per Nigotti. Prova a difendere il punto G7, ma qui c'è pazzesco, uno scacco sacrifica la qualità. Qui c'è quasi una rete di matto. Scacco, cattura, scacco. Deve lasciare il vescovo. Perché non è andato in F7? Perché prende matto col cavallo H6, semplicemente. Deve dare questo vescovo. Adesso ha due cavalli per un torrone per Nigotti. Una volta che la torre arriva in E6, capite bene che è giunta l'ora di andare a dormire. Questi due pedoni fanno pietà. Sì, cade questo, però torre per. Fantasioso, minaccia il doppione. Attacca il torrone per Nigotti, lo togli, raddoppia, cavallo E6 e qui ha abbandonato Adams, perché ad esempio tentativi di cambiare il torrone per Nigotti era impossibile, prendeva anche qui con scacco. Altra possibilità, provare ad attaccare questo pedone, no, c'è sempre il doppio di cavallo. Allora, togliendo ad esempio torrone per Nigotti qui, prende matto, in 3, pazzesco. Cioè, avete visto cosa è in grado di fare Hodgson con l'attacco Trompolsky? Ora, in questa prima puntata abbiamo visto la variante Raptor, ovvero quella che giocava Oxum, H4, no? Questa qua. Su cavallo E4. La prossima volta andremo a vedere invece E6. E sei con l'idea di togliere la possibilità di doppiare i pedoni in caso di cambio. Se vedete E6 non cambiate mai il cavallo. Ok, ci vediamo venerdì con la puntata Campioni mai campioni. Parlerò di David Bronstein. Spero che il video vi sia piaciuto. Una piccola curiosità, ho notato che quando posto l'avviso su Facebook dei miei video, su alcuni gruppi di Facebook, non so, non c'è interesse, non c'è nessuno che chiede, c'è tipo uno o due mi piace dei fruitori del canale, gli iscritti al canale, però è un gruppo di 3.000 persone, ci sono quasi tutti neofiti, pensavo che qualcuno volesse magari interagire, magari iscriversi al canale, non so, vedo, non so, magari dei post di qualcuno che mette, non lo so, uno screenshot di una posizione, qui ho preso due pezzi, poi ho perso la partita perché ho preso matto, ho giocato bene, però avevo lasciato 50.000 pezzi in presa. Però sono proprio queste le persone che dovrebbero cercare di interessarsi a un canale come il mio, ma non perché è il mio, perché questo canale è fatto proprio apposta per giocatori neofiti, giocatori che vogliono migliorare qualcosina.
Non sono chiaramente un preparatore di grandi maestri, neanche di maestri, cioè, questo è un canale dedicato ai principianti. È anche un po' allegorico, io cerco sempre di essere un pochino caricaturale a volte. A qualcuno può storcere il naso, può pensare che io, come dire, faccia uno sfregio agli scacchi usando un po' le mie maniere, usando magari personaggi come Bredi, no? Sono questi scacchisti seriosi che vogliono giustamente commentare la partita di Carlsen, far vedere giustamente quelle partite lì, persone professionali, comunque persone molto più capaci di me, chiaramente. Però questo canale è un qualcosa, è un'altra cosa, tende ad essere un canale di diffusione degli scacchi per principianti che, una volta diventati più esperti, possono andare a guardarsi anche canali più fatti meglio, magari più professionali. Ok, per ora io faccio questa cosa, questo lavoro qua. Poi, se qualcuno piace, qualcuno non piace, pazienza, io spreco il mio tempo gratuitamente per cercare di darvi qualche nozione, magari non sono spiegate come dei maestri FIDE, dei maestri internazionali, ok? Magari commento delle imprecisioni, commento degli errori, non so. Poi uso un po' il motore, il database, chiaramente, per avere un po' l'idea, di farvi capire dove vi potete trovare. Non è che conosco i piani di tutto, perché se no sarei il preparatore del campione del mondo. Però cerco di farmi aiutare anche un po' dal motore della database, ma io i piani più o meno li conosco, però per cercare magari l'errore tattico si può seguire anche vi insegno come usare un motore, non certo per usarlo semplicemente per guardare le mosse una dietro l'altra. Io ad ogni mossa che il motore consiglia vi faccio una spiegazione su quello che il motore vorrebbe fare, ok? Tutto lì, non è che uno può dire, ma poi se spegni il motore non saresti capace di commentare nulla. Avrei qualche difficoltà in più, però so quello che sto facendo, so quello che sto commentando. Ok, con questo è tutto. Ciao e arrivederci.